Io faccio un lavoro molto appassionante che è quello di comunicare la scienza, principalmente dal CERN, che è il più grande laboratorio scientifico al mondo, ma anche attraverso le mie spedizioni per passione, che organizzo e faccio proprio per passione nel tempo libero, tra virgolette. Lo scopo principale è quello di comunicare la scienza. È un lavoro appassionante non solo perché ti porta a incontrare persone incredibilmente interessanti come sono gli scienziati, soprattutto quelli che lavorano sul territorio, ma soprattutto perché è importantissimo, secondo me, comunicare al pubblico quello che la scienza fa. La scienza oggi è un elemento chiave per il nostro pianeta, non solo per conoscerlo in maniera profonda, ma soprattutto per trovare le soluzioni alle emergenze globali create dalla nostra specie su questo pianeta. È importantissimo comunicarla ai giovani perché si rendano conto di tante cose. Intanto è una scuola di vita, perché il messaggio vero della scienza è quello che lavorando bene, con passione, si ottengono dei risultati alla portata di tutti, dei risultati utili all'umanità, utili alla nostra sopravvivenza, al futuro del pianeta, ma si lavora tanto, ma con piacere. E questo è un messaggio che ai giovani va dato, perché gli esempi che vedono attorno a sé sono completamente diversi. Uno scienziato è una persona tipicamente integra, onesta, che lavora con passione, che ama quello che fa e che ci si dedica con tutto se stesso. Bastano questi pochi ingredienti per riuscire ad essere cittadini migliori, persone migliori e per rendere il nostro pianeta qualcosa di migliore, per fare progresso, per far progredire l'umanità tutta intera. E questi eventi sono fondamentali perché questo messaggio non è ancora entrato nelle teste di tutti. C'è poca scienza in TV, c'è poca scienza in tutto il nostro entertainment, anche se alla fine è dalla scienza che nascono i social, se il World Wide Web è stato inventato al CERN, un laboratorio di fisica delle particelle elementari. Quindi tutto quello che noi abbiamo ci arriva dalla scienza, lo sfruttiamo, ma per poi conoscerlo veramente, per tenere questi strumenti funzionanti, ci vuole scienza. E però alla fine ancora il messaggio scientifico stenta a entrare centrale nei media come dovrebbe essere, per cui questo lavoro lo faccio davvero con passione perché sono convinta del senso di quello che sto facendo, dell'importanza e dell'utilità e del fatto che queste giovani menti poi sono veramente un terreno fertile, perché alla fine abbiamo visto di quante domande è stato bombardato Marco dopo la sua presentazione sull'Antartide. Uno scienziato, un astrofisico che incanta un'aula di ragazzi delle scuole che vengono qua e che alla fine della mattinata continuano a fare tante domande con grande interesse. Funziona, non è vero che non funziona, basta dare il messaggio giusto nel modo giusto, non con le formule alla lavagna in maniera noiosa. Scienza è anche entertainment.